Abbiamo celebrato la festa di San Defendente in modo solenne e con la celebrazione presieduta da Don Severo Fornoni. Purtroppo non siamo riusciti a fare la processione perché il tempo non ce l'ha permesso, quindi con la pioggia non possiamo fare la processione con la statua di San Defendente perché comunque la statua si rovinerebbe. Comunque siamo contenti lo stesso, soprattutto sono contento io perché comunque la parrocchia ha risposto molto bene a questa festa, c'è stata una partecipazione grandissima di gente, sia numericamente, la celebrazione è seguita benissimo. Sì, abbiamo preparato bene il paese, anzi la gente ha veramente preparato bene il paese con gli addobbi. Chiaramente va ringraziato per tutti coloro che sono stati da fare, perché sono state fare diverse porte come tradizione, tutti gli addobbi per le vie delle strade, color bianco e rosso del martirio, le bandiere che a salire da Ponte Nossa a Premolo, color bianco e azzurro, perché stiamo accogliendo e ospitando anche lo stendardo della Beata Vergine, la Madonna delle Lacrime di Ponte Nossa. Quindi tutto quanto è andato veramente bene e io non debbo altro che essere contento e ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano, anche coloro che hanno animato la celebrazione liturgica, quindi il coro di Premolo insieme al coro di Gorno, i maestri, la presenza anche del sindaco, la presenza di diverse associazioni, quindi degli alpini, i Mullapome e quant'altro insomma. Certo, noi quest'anno avevamo anche una cosa molto curiosa, perché avevamo ripreso la tradizione dell'incanto delle stanghe per portare sia San Defendente che il capo, che è la reliquia più preziosa che abbiamo di San Defendente. Non abbiamo potuto fare questo, speriamo di poterlo fare poi per i prossimi anni. Dopo la celebrazione liturgica c'è anche la festa un pochettino più allegra, nel senso che comunque ci siamo incontrati per cenare insieme, per stare un po' insieme. Abbiamo tagliato, come è nostra tradizione, la torta di sé, la spada di San Defendente. Non è altro che una torta a forma di spada, è proprio, la facciamo soltanto alla festa di San Defendente. Poi di solito c'è anche il gioco di indovinare la lunghezza della spada di San Defendente. Quindi questa festa comunque siamo riusciti a farla, anche perché abbiamo usato la tensostruttura che si usa per le queste fiat Premolo, che è tutta coperta. Quindi un ringraziamento anche a tutti quelli che sono andati da fare e preparare anche questa cena, sicuramente va fatto. Siamo nell'anno 2011, ricorre il festù di San Defendente, copatrono di Premolo. Nel 1600, quando era in voga la peste, gli abitanti di Premolo fecero voto a San Defendente per liberarli dalla festa, e da quella data ogni anno si festeggia appunto il copatrono San Defendente. Ogni 5 anni c'è il cosiddetto festù, che è una festa particolare sempre in onore di San Defendente, e quest'anno 2011 è una di quelle ricorrenze di ogni quinquennio. Un ringraziamento particolare a tutti quanti hanno collaborato nell'addobbo di tutto il paese, che chi ha frequentato Premolo in questi giorni avrà sicuramente notato, in particolare le porte nella zona dell'agro di Bratte, e comunque in tutto il paese avete visto che è addobbato con i colori di San Defendente, il bianco e il rosso. Non è soltanto una festa religiosa, ma è anche una festa civica per tutta la collettività di Premolo, e chiaramente anche l'amministrazione comunale è partecipe di questa festa.